Bene, eccoci qui, siamo in diretta su Horeca Channel Italia, in questa speciale trasmissione dedicata alla pietanza più amata, ricercata e mangiata dagli italiani, la pizza. Benvenuti quindi nel Club della Pizza, anzi in Pizza Social Club, una trasmissione dedicata a pizzaioli, ristoratori, ai professionisti dell'Horeca, una trasmissione nella quale ospiteremo riconosciuti e apprezzati maestri pizzaioli, chef, pizza chef e con loro aziende di primaria importanza, produttori di food ma anche di beverage come la birra che con la pizza sappiamo ha combinato il matrimonio del secolo. Bene, ma entriamo subito nel vivo della puntata. Vi presento oggi le aziende che sono con noi. Eccole qua. Molino Caputo, azienda top nel mondo pizza che partendo da Napoli è oggi presente in tutto il mondo. Una lunga storia, una grande tradizione, ma sempre pronta all'innovazione, sempre pronta a sostenere l'evoluzione e la crescita di un mondo pizza, come vedremo, grande azienda. Poi ecco l'altro grande protagonista di questa puntata, non poteva mancare la birra, lo dicevamo prima, pizza e birra, matrimonio perfetto. Con noi in questa puntata una specialissima artigianale prodotta a Napoli, dal birrificio artigianale napoletano, si chiama Nartigiana. Oggi scopriremo insieme questa autentica specialità nei diversi stili in cui viene prodotta. Poi abbiamo con noi oggi un'altra eccellenza campana, i latticini del caseificio Iovine, mozzarella di qualità superiore, come vedremo. La squadra delle eccellenze si completa poi con il rosso. Eccola qua, anche qui un top come Cirio Alta Cucina. Ah, dimenticavo, i protagonisti della trasmissione siete voi, sì sì, voi che siete collegati con noi, entrate anche voi nel club, potete, anzi dovete, scrivete in chat saluti, commenti, domande, richieste di spiegazioni, a vostra disposizione uno staff di tecnici che risponderà punto su punto alle vostre richieste. Fatevi sentire, ok? Bene. Con noi in trasmissione poi altri brand importanti che vi citerò volta per volta. Ma ora andiamo a fare le pizze. E allora eccoci qui nell'angolo del club dove facciamo le pizze e dove gradita presenza abbiamo uno dei top, Davide Civitiello, pizzaiolo, brand ambassador del Mulino Caputo. Grazie Davide di essere qui. Grazie benvenuto a voi Giuseppe, ciao a tutti gli amici di Pizza Social Club. Vedo che Davide è già pronto, del resto lui è nato pronto, altrimenti non sarebbe il campione che è, non soltanto sulla pizza ma anche sui social, non so se il suo seguito ha un sacco di follower. Allora tu sei nato a Napoli? Sì, napoletanissimo. Napoletano verace doc, quindi lui è nato a Napoli, Mulino Caputo è di Napoli. Birra Nartigiana, made in Naples, caseificio Iovine, siamo da quelle parti, Cirio anche, allora non potevamo che cominciare dalla pizza, dalla madre di tutte le pizze, la pizza napoletana STG. E quindi adesso ci spiegherai come si ottiene un perfetto impasto per la pizza napoletana STG, come siamo arrivati sin qui. A te la scena, Dai. Pizza napoletana. Eh sì, ha proprio un impasto dedicato, un impasto composto da quattro ingredienti naturali, acqua, sale, lievito, farina. Che farina andiamo ad usare per fare un impasto per la buona pizza napoletana? Andiamo ad usare una farina del Mulino Caputo, Sacco Pizzeria, una farina pensata proprio per la pizza napoletana. Innanzitutto per la pizza napoletana da disciplinare si usa una farina di media forza, una farina che assorbe e trattiene l'acqua che ci permette di fare una lunga lievitazione anche a temperatura 18-22 gradi, che è la famosa temperatura ambiente. Quella, la temperatura che trovate in cantina come le pizzerie napoletane. Una farina che ci permette praticamente di assorbire, trattenere tanta acqua e permetterci una buona lievitazione lenta e costante. Il procedimento che abbiamo usato è facilissimo. Pizzaioli come da pizzeria napoletana, i pizzaioli napoletani iniziano dall'acqua, quindi hanno acqua, sale, lievito e farina. Iniziamo a mettere prima l'acqua perché è l'unica unità di misura precisa per noi, quindi facciamo 1 litro d'acqua come da disciplinare, 50 g di sale, 1,6 kg di farina, 1 g di lievito. Andiamo a mettere tutto in macchina e si lavora con la velocità più lenta, quindi la prima velocità, la più lenta che avete, e lasciamo lavorare. Perché lavoriamo con una velocità bassa? Innanzitutto perché noi siamo su un'idratazione del 60% e non vogliamo che il nostro impasto sale troppo di temperatura. Due, perché siamo lontani dal nervo della pasta, quindi vogliamo un impasto che sia elastico ma anche sensibile e soprattutto praticamente la doppia velocità viene usata soprattutto quando andiamo ad aumentare le alte idratazioni. Una volta che il nostro impasto ha lavorato 15-20 minuti, non lo decido io ma il tempo materiale che ci vuole per creare una buona maglia glutinica, andiamo a stoppare la macchina e andiamo sul tavolo da lavoro. Lo facciamo riposare almeno 40 minuti e dopo 40 minuti eccoci qua, siamo pronti per stagliare la pasta.
Che cos'è stagliare la pasta? Non è altro che un modo preciso per tagliare un impasto filante. In questo caso per l'impasto della pizza si chiama stagliatura, per la mozzarella mozzatura. Vediamo come si fa la stagliatura, perché non è un movimento semplice, ma ci sono anche vari modi, quelli professionali e quelli un po' più amatoriali. Andiamo a vedere come si fa. Innanzitutto tagliamo con la spatola un filone di impasto, eccoci qua, e andiamo già a modellarlo. Non so se vedete le mie mani, passo passo. Praticamente il primo metodo che utilizzerò è proprio quello che uso io, un metodo che ho imparato a Porta Capuana, che è un posto lì vicino alla stazione di Napoli dove io ho imparato in un'antica pizzeria. Ed è così, con la mano sinistra io modello il mio pezzo d'impasto. Come vedete già ho una prima forma, vado a tagliare il panetto, una volta staccato vado sul tavolo e arrotondo. Questo è il primo metodo ed è quello che io uso tutti i giorni. Secondo metodo, un metodo che praticamente è un po' come quello della mozzarella, come la mozzatura. Vediamo come si fa. Giriamo l'impasto in avanti e con due mani andiamo ad inserire pian piano l'impasto sotto. Vedete? Non so se si percepisce. Ok, andiamo sotto. Andiamo poi a caricare, stringiamo pian piano. Arrivato a questo punto, mozziamo. Andiamo sul tavolo, arrotondiamo e abbiamo il nostro panetto. Un metodo più semplice, vi consiglio sempre per chi inizia ora o per chi praticamente lo fa a casa, di farlo sempre con una bilancia, in modo da avere panetti dello stesso peso e per fare pizze dello stesso diametro, pizze uguali. In questo caso tagliamo un pezzo di impasto. Abbiamo due opportunità, o di farlo direttamente sul tavolo, come in questo caso come sto facendo io, o addirittura su una mano e arrotondiamo. Di metodi ce ne sono anche altri, ma l'importante è il risultato finale. Dobbiamo ottenere panetti uguali e dello stesso peso per avere pizze uguali. Bene, allora siamo qui nella postazione interviste del club, nel nostro primo collegamento con Napoli, con San Giovanni Teduccio per la precisione, la storica sede del Molino Caputo. È qui con noi a Pizza Social Club Antimo Caputo, amministratore delegato di Molino Caputo. Ciao Antimo, benvenuto nel club. Grazie Giuseppe, ciao a tutti gli amici di Pizza Social Club. Allora, parliamo di arte molitoria, con te dobbiamo parlare di arte molitoria, non possiamo fare diversamente, perché è una vera e propria arte, no? Dobbiamo dirlo, la conoscenza, la sapienza che deve avere un mulino nel scegliere e selezionare i grani più opportuni. Ecco, questa vostra farina che Davide ha utilizzato così mirabilmente, con quali grani viene prodotta? Ecco, ci puoi svelare i segreti della tua farina? Si possono svelare questi segreti, Antimo? Assolutamente, ora vi racconto, diciamo, un po' di aneddoti. Allora, io dico, ci tengo a dire una cosa: avere un mulino a Napoli è diverso da averlo in qualsiasi altra parte del mondo, perché noi viviamo in una culla gastronomica che è l'Italia, è qualcosa di meraviglioso, ci sono tante ricette, tante esperienze, tanti amici che noi conosciamo da quasi 100 anni, insomma, quindi essere a Napoli vuol dire avere un contatto quotidiano con tante pizzerie, tante pasticcerie, tanti panifici, quindi noi abbiamo assorbito, abbiamo nel nostro DNA una fortissima cultura gastronomica. E l'abbiamo, come dire, abbiamo valorizzata in che cosa? In due cose fondamentali. La prima, come tu ben dicevi, nella selezione del grano, quindi andare a ricercare le materie prime giuste che vanno a comporre la nostra, diciamo, miscela, quindi la nostra farina ideale che noi andiamo a realizzare. Quindi andiamo a scegliere il grano, lo selezioniamo in funzione della qualità, in funzione della provenienza, lo assembliamo insieme ad altre varietà e poi lo maciniamo molto lentamente. Quindi la seconda caratteristica, dopo la selezione del grano, che è un grano principalmente italiano ed europeo, andiamo a macinarlo molto lentamente, quindi prendere una buona materia prima, quindi un'ottima varietà di grano, selezionarla, pulire il chicco in maniera perfetta, macinarlo molto lentamente, quindi mantenere un principio meccanico di schiacciamento a cilindri di ghisa, l'aburattamento, che non è altro che, diciamo, il setaccio, quindi ciò che scarta la buccia del grano da quello che la manda la farina, cioè la farina, per poi ottenere questa farina che è ideale a seconda che poi della ricetta tu vuoi realizzare. Quindi quali sono i principi e le conoscenze di Molino Caputo? Il know-how nella selezione delle materie prime, quindi dei grani, grande know-how, grande conoscenza in campo della macinazione, soprattutto
tenere fermi i saldi di questa antica arte tradizionale napoletana che è della macinazione e l'applicazione delle più moderne tecnologie per la sanificazione di prodotto, per il controllo della qualità, per la certificazione di filiera. Tutto ciò che oggi sono temi che sono cari a chi sicuramente al pizzaiolo, ma ancora di più a chi mangia la pizza, deve essere tutelato da un'azienda che attraverso un nome, attraverso una famiglia e anche attraverso una faccia, noi ci mettiamo sul nostro prodotto il nostro nome, la nostra faccia, perché la nostra è un'azienda di famiglia, ovviamente garantire questo prodotto. E ripeto, tutto questo con grande naturalità e genuinità, perché tutte le nostre farine che potete vedere sono realizzate solo ed esclusivamente con grano, quindi solo esclusivamente grano, macinazione lenta vuol dire naturalezza e genuinità. E grande studio, poi davanti a te vedo tutta la linea di prodotti, insomma, quindi a volte si dice ma qual è il grano migliore, qual è la farina migliore, non saprei. Io dico sempre che esiste la farina giusta a seconda di quello che tu devi realizzare. Li ami tutte queste farine, quindi domanda difficile, vuoi più bene a mamma o a papà? No, le domande che non si fanno da questo punto di vista. Ma io so bene anche la particolare osmosi che c'è fra il mulino e i tuoi clienti, no? Questo continuo scambiarsi esperienze, informazioni, consigli, che sicuramente vi aiutano a fare sempre un prodotto evoluto, innovativo e migliore. L'ascolto. Sì, sicuramente, sicuramente. Avere, come tu hai detto, un contatto quotidiano vuol dire avere sempre un feedback sulla qualità immediato e quindi un alzamento dell'asticella continua, anche nel tempo, no? Le farine, come dire, avere le esigenze del cliente sempre sotto mano e con grande velocità ci permette di alzare costantemente l'asticella della qualità senza mai fermarsi, soprattutto il controllo della produzione che da noi è maniacale, perché ci teniamo veramente moltissimo alla sicurezza alimentare e alla qualità che per noi sono due capisaldi della nostra produzione insieme a naturalezza e genuinità. Come dicevo prima, la farina perfetta non esiste, o la migliore, perché per noi esistono tante farine diverse a seconda dell'utilizzo. Se devo realizzare una pizza con un condizione alto, a lunga lievitazione, magari preferisco una farina tipo la classica pizzeria. Se devo realizzare una pizza più contemporanea, quindi con una lievitazione diciamo un po' più veloce, con condizione più pronunciato, l'ugola ti aiuta moltissimo perché ha delle farine più amilasiche che lavorano bene con i lieviti. Quindi a seconda di quello che noi andiamo a scegliere, quello che possiamo utilizzare. O la tipo 1, per esempio, che vedo là sullo scaffale, è una farina con germe e crusca, e quindi torniamo un po' indietro nel tempo con questo sapore più rustico che c'è a chi piace il sapore del germe, questo aroma molto forte che tu senti proprio il campo di grano, perché poi la mandorla farinosa, come tu pensi, il grano è composto al 25% da crusca e al 75% di farina, quindi il nostro compito è gentilmente schiacciare e separare queste due fasi. Chi ama averla ancora tutte insieme, noi diciamo glielo offriamo, così come l'integrale. Quindi assolutamente, per concludere, le farine non più come commodity, tutte sono uguali, no, le farine hanno tutte un'anima, una particolarità, una distintività e questa è una ricchezza che voi offrite. Ah sì, una volta la farina è la farina, oggi chiaramente la specializzazione, ecco, la conoscenza dei mercati, ma anche la grande conoscenza delle varietà di grano e delle tecnologie di macinazione ci permette di suddividere a seconda di utilizzi la farina che poi il consumatore preferisce. Oggi penso alla più grande opportunità per chi mangia la pizza o chi mangia un prodotto di panificazione o chi mangia un dolce e poter scegliere. Allora noi cerchiamo di offrire con i nostri principi la scelta, mantenendo fede alla nostra diciamo idea di produzione, la scelta ideale del prodotto, quindi la commodities al prodotto diciamo specializzato a seconda dell'utilizzo. Quindi grande esperienza, grande conoscenza, grande sapienza e devo aggiungere anche grande passione da parte vostra, perché so benissimo con quale sentimento fate questo lavoro e siete vicini ai pizzaioli di tutto il mondo, va detto. Grazie Antimo per la tua disponibilità e adesso passiamo, saluto la pazienza Social Club, Antimo. Grazie a tutti, ciao a tutti, buona pizza. Grazie, buona pizza anche a te, perfetto, grazie, bene. E ora passiamo di nuovo da Davide, però prima di passare da Davide vi segnalo la sua pubblicazione, La pizza fatta in casa, un libro imperdibile, lo trovate su Amazon. Vai. E allora Davide, queste sono le famose palline, bravissimo, ma dici che tempi di lievitazione poi li dai a questi? Allora, come abbiamo detto prima, per una farina di media forza come questo sacco pizzeria Caputo, ad una temperatura di 18-24 gradi, questi panetti lieviteranno per 8-12 ore. Allora Davide, mentre tu vai a prendere i panetti lievitati così cominciamo a fare le prime pizze, io vi parlo di un'altra delle eccellenze che ci accompagna in questa prima puntata di Pizza Social Club. Sto parlando di Cirio Alta Cucina, una gamma completissima per le pizzerie che va
dai pelati al cuor di pelato, le polpe, la polpa d'oro, dolcissima, i famosi datterini, insomma una gamma completissima da questo punto di vista. E dovete sapere che nel pomodoro di Cirio c'è tanta veracità, ma perché? Perché il primo stabilimento di Cirio è stato aperto proprio in Campania e fu aperto per merito di un piemontese, così va l'Italia, così va il mondo, Francesco Cirio, che nel 1860, proprio negli anni in cui si unificava l'Italia, arrivò a Napoli e aprì questo stabilimento con il socio Signorini. Una bellissima storia di qualità, di italianità, di veracità, che è arrivata fino a noi oggi e che stiamo usando anche noi in Pizza Social Club. E allora Davide, vedo che sei già al lavoro per preparare le prime ricette. Partiamo con una marinara, che, no, che è la prima pizza in assoluto STG. Ok, vedo che stai schiacciando il pomodoro, quindi lo fai a mano, com'è? Come una volta. Come una volta, come si faceva una volta, però specifichiamo che la pizza, la ricetta originaria della marinara era senza pomodoro. Poi ce lo spiegherà bene una nostra amica in un pezzo clip che non vi dovete perdere assolutamente. Adesso io ti lascio al tuo lavoro. Grazie. Ci farai vedere anche come si schiacciano come le si pizze. Si schiaccia la pizza, come si condisce, soprattutto anche come si cuoce. Come si cuoce, ci farai vedere tutto. Nel frattempo, mentre tu lavori e spieghi quello che fai, poi partirà anche un duo jazz che ci farà una canzone di un nostro amico napoletano, poi ascolterai qual è. Va bene. Buon lavoro. Grazie, grazie, grazie. Allora, siamo pronti per stendere la nostra prima pizza marinara. Come si stende una pizza napoletana? Vediamolo passo passo. Innanzitutto, non si stende con molta farina, tipo le pizze in pala, le pizze in teglia, ma semplicemente in napoletano si dice, nel gergo dei pizzaioli diciamo, bagniamo il panetto nella farina, leggermente lo passiamo nella farina. E con piccoli movimenti, tenendo sempre un disco tondo, dal centro verso il bordo portiamo l'aria che abbiamo accumulato nella lievitazione. Il famoso bordo, che si chiama anche cornicione, che ci serve da cornice e ci mantiene tutti gli ingredienti che noi mettiamo sopra qualsiasi pizza. Vediamo come. Innanzitutto io incrocio sempre le dita così, parto dal centro, uno, vedete, con movimenti dall'alto verso il basso, non faccio questo, non cammino, faccio uno, 2, 3 e già porto l'aria verso il bordo. Capovolgo e faccio la stessa cosa dall'altro lato. 1, 2, 3. Come vedete, una sorta di cornicione. Io già ce l'ho. Quindi cosa succede? Potrei continuare così, ma ci sono altri movimenti da poter mettere in atto. In primis, questo si chiama forbice. Vedete? Questo movimento qui mi serve per muovere la mia pizza. E noi la portiamo sulla pala, dopo vedrete come faccio poi una volta condita la nostra pizza. In questo caso questo è il movimento che ci serve. Poi c'è il terzo movimento, che è lo schiaffo alla napoletana. Lo schiaffo è proprio un movimento che facciamo con la pizza. È chiaro che con l'esperienza diventerete sempre più veloci. Ve lo faccio vedere prima lentamente e poi come lo facciamo in pizzeria. Innanzitutto io sono destro, quindi faccio forbice, mano sinistra, mano a centro, faccio 1, 2, 3, 1, 2, 3. È chiaro che poi man mano che voi diventate veloci, questo movimento diventa sempre più veloce. Vedete? La pizza napoletana poi non la stendiamo totalmente, ma si dice a mezzo busto, quindi quasi per metà. Perché? Perché poi la andiamo ad allargare ulteriormente sulla nostra pala, sulla pala, prima di infornarla. Prendiamo il pomodoro che abbiamo schiacciato a mano precedentemente, pomodoro pelato. In questo caso è un pomodoro pelato di tipo Roma, o se volete potete usare un buon pomodoro San Marzano. Andiamo al centro. Pensate che per una pizza marinara dove non c'è mozzarella abbiamo circa 130-140 grammi di pomodoro, mentre dove mettiamo la mozzarella sono dagli 80-100 grammi. Andiamo a metterlo in maniera spirale fino al bordo. Pensate che lasciate sempre un centimetro più o meno, senza andare ulteriormente sopra. Un errore da non fare è lasciare questa striscia bianca, che la striscia bianca poi in cottura brucerà. In questo caso coloriamo, immaginate un colore su tela, in maniera uniforme mettiamo il pomodoro su tutta la pizza. Ecco qua. Poi abbiamo l'origano, in questo caso sto usando un origano fresco. Non potete immaginare il profumo, ma qualcosa di spettacolare.
Signor Enzo, il mio maestro, mi diceva: Davide, mettilo anche sul bordo, così mangiano anche il cornicione. Un consiglio che do a tutti, guardate. Uno spicchietto d'aglio tagliato al momento. Non usate l'olio all'aglio o altre cose che vanno semplicemente a danneggiare quello che abbiamo fatto prima. Filo d'olio, non risparmiate sull'olio, l'olio ci vuole sulla pizza marinara. Siamo pronti per infornare la nostra prima pizza marinara. Allarghiamo. Bene, siamo di nuovo qui nell'angolo del club dove facciamo le interviste e ora andiamo a vedere cosa si può bere di buono con la pizza. Abbiamo in collegamento con noi il birrificio artigianale napoletano, che è una birra che è tutta un'altra storia. Si chiama un'artigiana. Con noi oggi il direttore commerciale Massimo Serra e la biologa Maria Capasso. Massimo, un saluto, benvenuti nel club. Anzitutto, e la prima domanda è secca: ma quanta Napoli c'è in questa birra? Sì, effettivamente c'è tanta Napoli. C'è Napoli innanzitutto per la passione per le cose che facciamo e per la volontà di fare le cose per bene. C'è tanta attenzione al nostro territorio e lo facciamo materialmente. Pensa che noi, oltre ad essere un edificio 4.0, la nostra birra è fatta con quella che c'è di più bello a Napoli, il sole, perché il nostro birrificio è ambientato con energia fotovoltaica. Bene. Inoltre, la materia prima per eccellenza della birra, che è l'acqua, noi attingiamo dalle sorgenti, dalle falde acquifere napoletane. L'acqua è un altro elemento importante, è riconosciuto a Napoli come un prodotto di eccellenza. Benissimo, quindi dicevi prima grande attenzione a questa birra per il sole, per l'acqua, per tutta una serie di cose, quindi attenzione anche nel processo di produzione. Ecco, Maria, ci vuoi parlare del processo di produzione che so che voi curate con particolare attenzione? Sì, certo. Noi mettiamo attenzione su tutte quelle che sono le fasi di produzione della nostra artigiana, a partire dal controllo delle materie prime, quale l'acqua e il malto, e facciamo tutta una serie di esami sia sul prodotto finito che il prodotto in fermentazione, quali colore, ferro, amaro, polifenoli. Polifenoli sono degli importanti antiossidanti, infatti la nostra birra è ricca di polifenoli. Inoltre noi ci occupiamo anche della componente microbiologica per vedere se siamo potenzialmente attaccabili da batteri, batteri lattici, batteri acetici. E infine in casa noi ci produciamo il lievito, abbiamo un impianto di propagazione che ci permette di propagare il lievito. Benissimo, quindi grande attenzione, competenza anche in questo processo essenziale per garantire un prodotto di altissima qualità e sempre costante nel tempo. Ma parliamo adesso di gusto. Avete visto prima che il nostro pizzaiolo Davide ha fatto una delle specialità delle pizze napoletane come la marinara. Quindi la domanda a Massimo è: quale di queste specialità abbineresti alla marinara? Beh, Giuseppe, partiamo da un breve inciso. In realtà gli abbinamenti con la birra, a differenza degli abbinamenti con il vino, che possono essere per contrasto anche, con la birra c'è solo per assonanza. Quindi amaro con amaro, dolce con dolce, Bene. profumato con profumato. Quindi abbiamo visto questa marinara ricca di origano, quindi dove ci sono molti profumi, intensi profumi. Abbiamo deciso di abbinarla alla nostra Ambrata, Che è che è questa una qui? birra. È una amber ale, quindi birra ad alta fermentazione. Dalle caratteristiche, dalla sua peculiarità è proprio questa, che è estremamente profumata, ha dei sentori di chiodi di garofano che si abbinano perfettamente con i profumi della marinara. Benissimo, senti brevemente Massimo, ci vuoi parlare anche delle altre referenze che avete che sono importanti, no?
Noi abbiamo due birre ad alta fermentazione e due birre a bassa fermentazione. Sì. La prima ad alta fermentazione, ti ho raccontato, è la nostra Amberegger, l'Ambrato. Poi c'è l'altra birra ad alta fermentazione, che è la Doppio Malto. Quindi una strong ale per eccellenza, con delle note caramellate, delle note molto interessanti. Il cui abbinamento è perfetto con carni un po' più grasse, tipo carne di maiale, ma per parlare di pizza vanno bene anche quelle pizze un po' più strutturate, tipo pizze quattro formaggi con formaggi a pasta dolce, dove si sentono dei profumi importanti. Le due birre a bassa fermentazione, che poi in realtà lo sappiamo bene, sono le birre che si vendono di più nel mondo, certo, del panorama delle pizzerie, sono la nostra Oro, che è la birra per eccellenza. È una lager a bassa fermentazione, chiara, una graduazione alcolica moderata 4.7, una nota finale di amaro, ma ha un grosso vantaggio. Tutte le quattro le birre hanno un grosso vantaggio, hanno un'altissima leggeribilità. Maria qui di fianco mi può confermare il fatto che le nostre birre sono scariche di sodio, ma ricche di potassio. Questo conferisce alla birra stessa un'altissima leggeribilità. Quindi dicevo, la Oro, birra equilibrata per eccellenza, e poi abbiamo la nostra reginetta, che è la rossa, uno stile Vienna, tra le poche birre a bassa fermentazione rossa. Quindi la birra rossa conferisce degli aromi di tostato, di caramellato, di affumicato, perfetta per esempio con la pizza con lo speck, per intendersi, no? Ottime. O con il salmone affumicato. L'assonanza, ripeto, l'idea di creare il famoso terzo gusto, cioè fare in modo che nessuno, né la pizza né la birra, sovrasti l'una all'altra, è proprio questa, di avere delle birre che siano in qualche modo strizzino l'occhio ai prodotti che sono sulla pizza stessa. Ottime considerazioni, si vede che insomma sei un super esperto di birre. Vi saluto, vi do appuntamento fra po' per abbinare una delle vostre fantastiche birre all'altra pizza tradizionale napoletana, che è la margherita. Io saluto Maria e ci vediamo dopo con Massimo, a presto. Meraviglioso spettacolo, è una goduria per gli occhi e sarà anche per il palato, buonissime, un profumo delizioso. Ma tu sai perché si chiamano marinare? Ma sì, marinare. Se vuoi te lo spiego. No, lascia stare, ce lo facciamo spiegare da una che di pizza se ne intende, Teresa Iorio, una clip imperdibile, prego. La pizza marinara, o sapete perché si chiama così? Lo spiega Teresa Vostro. Maestra, non poche musiche. Perché si chiama marinara e in coppia di mare non c'è sta niente? Perché anticamente, nel 600, ai tempi Masaniel, i pescatori, che erano stati diversi giorni a mare, che si potevano portare per mangiare? La pizza! Ma era una pizza, che a coppia non c'esteva niente, perché loro se la potevano conservare, che durava 2 o 3 giorni. Mi marinara, vicino ai pizzaiuri, dicevano, anzavoriscere un poco questa pizza. Però i marinari non volevano papà, perché non ne tenevano per papà. I pizzaioli, per contentare, ci mettevano a mangiare l'aglio e cocco cucciutelle d'olio. Guagliù, i sapori erano garantiti. E chi lo coppa a barca, le mavano più forte. Insomma, aglio e olio. E poi arriva anche il pomodoro. Questa era la pizza che volevo marinare. E da qui il nome della marinara. Che il mare a coppia non ci sta. È un paradosso. Ma noi che paradosso ci facciamo un buco e ci mettiamo pure un coppa a pizza. Canta Napoli! Ragazzi, era la nostra fantastica Teresa Iorio. Bravissima, eh? Fate un applauso virtuale, mandate tanti like e veramente scrivete in chat che è stata bravissima. È stata un'attrice, è un'attrice straordinaria, oltre che una bravissima pizzaiola. Vi ricordo che voi siete in Pizza Social Club, un club esclusivo dedicato ai professionisti della pizza e della ristorazione. E come in un club che si rispetti, la musica non può mancare. E quindi in questa trasmissione, come avete già sentito e intravisto, oltre ai nostri amici pizzaioli, oltre ai collegamenti con le sedi delle aziende che ospitiamo, qui in Social Club c'è anche la musica. Puntata dopo puntata ci faremo accompagnare dalla nostra band sulle note del jazz. Ma perché proprio il jazz, direte voi? Beh, perché se ci pensate, maestro, mi dai un attacco, uno spaghettino? Se ci pensate, il jazz
è come la pizza, si parte da una base semplice e poi su questa base semplice puoi improvvisare, ci puoi mettere sopra quello che vuoi, come il jazz, che è improvvisazione, e come tutte le musiche, è bellezza. E se parliamo di bellezza, tornando al cibo, e parliamoci chiaro, non c'è cibo più buono e più bello da vedere che la pizza. Bene Davide, e allora adesso andiamo sulla seconda pizza di questa trasmissione, la pizza più famosa al mondo, la Margherita. Okay, sì. Quindi ci svelerai quali sono i tuoi segreti di questa pizza straordinaria. E intanto io vado a collegarmi con il caseificio Iovine, che è un altro main sponsor di questa trasmissione, che ci svelerà insomma i segreti della sua produzione. Intanto ti lascio a te la parola, facci capire cosa c'è di segreto in questa tua Margherita. Ammesso. La pizza margherita è una delle pizze più importanti della tradizione napoletana, composta da pomodoro, fior di latte, basilico e olio extravergine d'oliva. Innanzitutto, come si taglia la mozzarella per la pizza napoletana? Spesso si pensa, sento dire, metto il formaggio sulla pizza, ma sono quei formaggi secchi che non dovrebbero essere mai usati sulla pizza. Si mette un po' una mozzarella fior di latte, che è una mozzarella fondamentalmente viva, in acqua, fatta giornalmente, giorno per giorno, e soprattutto si taglia a coltello. Mai tagliarla con le macchine, perché si separa la pasta dal liquido. Quindi in questo caso, invece tagliandola a coltello, come in questo caso, vedete, resta tutto all'interno della mozzarella. Quindi tagliamo prima la mozzarella a metà, andiamo a fare le nostre fette. Una volta che abbiamo affettato il nostro fior di latte, andiamo a tagliarlo a listarelle. Una listarella che non deve essere né troppo grande, altrimenti ci rilascia troppa acqua sulla pizza, ma nemmeno troppo piccola, altrimenti si seccherebbe troppo. Tagliandola nel modo giusto, più o meno con questo spessore, la nostra mozzarella sulla pizza filerà e sarà soprattutto buonissima. Per tutte le pizze invece dove c'è un ripieno, come un ripieno al forno per esempio, un cornicione ripieno, oltre a tagliarlo a listarelle come abbiamo fatto precedentemente, andrebbe tagliato al dadino, in questo modo, in modo da, all'interno di un ripieno, si asciuga bene. Una volta tagliato il nostro fior di latte, siamo pronti per preparare la nostra pizza margherita. Allora, stendiamo il nostro panetto di pizza napoletana. Steso il nostro panetto, mettiamo il pomodoro, 80-100 grammi di pomodoro, arrivando sempre fino al bordo. In questo caso mozzarella fior di latte che abbiamo tagliato precedentemente a coltello, qualche fogliolina di basilico, perché la cottura della pizza napoletana è molto breve. La rompiamo in modo che scarica tutti gli oli essenziali. Olio extravergine d'oliva. A questo punto siamo pronti per andare in cottura. Chiaro che potete anche mettere il vostro grattugiato preferito, pecorino, grana, parmigiano, quello che più vi piace. Siamo nuovamente qui nell'angolo del club dove facciamo le interviste e abbiamo un nuovo collegamento, e ci colleghiamo con il caseificio Iovine di Orta di Atella, che è il
produttore delle fantastiche mozzarelle che Davide ha usato con la pizza. Abbiamo collegamento con noi Gregorio Iovine, che con il fratello... Buongiorno! Buongiorno Gregorio! Dicevo Gregorio Iovine, che con il fratello Carmine conduce questa azienda da generazioni. Allora, Gregorio, parlaci delle tue mozzarelle e qual è il segreto che contengono? Allora Giuseppe, innanzitutto buongiorno e un saluto a tutti. I nostri segreti sono, diciamo, sono facili da scoprire. In effetti noi usiamo solo materie prime di alta qualità. Poi ci mettiamo la nostra passione e la nostra maestranza. E con queste tre cose riusciamo ad ottenere un prodotto eccellente. Beh, un prodotto eccellente, più che eccellente devo dire, ma oltre alle materie prime di qualità che sapete scegliere, sicuramente c'è anche una grande esperienza in questo prodotto. Certo, certo, quello è importante. Non per niente siamo alla quarta generazione, quindi abbiamo una storia molto antica, di radici molto lontane, e quindi grazie a questa esperienza abbiamo avuto risultati eccellenti. Questo è tutto. Bene, la gamma dei tuoi prodotti vanno dal fior di latte alla mozzarella di bufala, vedo anche qui una provola affumicata, ecco, ci vuoi descrivere un attimino la tua gamma? Sì, la nostra gamma è completa, oggi noi ci siamo completati addirittura con oltre i prodotti che voi vedete, diciamo, esposti, abbiamo anche il cubettato, il julienne, il tirul, quindi abbiamo una gamma molto 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 vasta. E ci siamo organizzati per le richieste, per le esigenze di tutti gli amici pizzaioli e ristoranti. Perfetto. Parliamo di distribuzione. Ecco, se un pizzaiolo, un ristorante vuole i vostri prodotti, siete pronti per consegnare in tutta Italia? Certo, Giuseppe. Oggi noi siamo organizzatissimi. Grazie pure a trasporti su gomma, aereo, nave. Tanto è vero che portiamo già merce in Vietnam, in Corea, in Giappone, Francia, Stati Uniti, quindi siamo un po' dappertutto. E quindi addirittura possiamo arrivare direttamente alla pizzeria singola se non abbiamo l'appoggio del deposito. Quindi in maniera mirata potete consegnare? Sì, anche diretta. Quindi amici pizzaioli, nessun problema, tutte le mozzarelle di qualità che volete possono arrivare dappertutto. Caseificio Iovine ve le porta dappertutto. Grazie Gregorio del tuo contributo. Grazie a voi. Vuoi fare un saluto agli amici di Pizza Social Club? Un saluto affettuoso, un abbraccio e non mollate. Non mollate ragazzi, non mollate. Grazie Gregorio, non molliamo neanche noi e andiamo avanti con la nostra trasmissione. Eccoci qui di nuovo con Davide, queste stupende margherite che ci hai sfornato. Ma qual è il segreto della cottura di queste prodotte? Allora, innanzitutto, come la pizza napoletana, penso che cuoce 90 secondi. 90 secondi è veramente pochissimo, ma è tanto anche per cuocere una buona pizza. Pensa che ha una temperatura di 380-420 gradi, con un biscotto di Sorrento, tutto lo stesso colore, senza temperature molto alte che aggrediscono la pizza e fuori si cuociono all'interno, sono crude. Come vedete sono tutte lo stesso colore, tutte cotte, saranno tutte digeribili. Perfetto. Senti, questo cornicione fantastico che vedo, sì. Ecco, è praticamente pieno di alveolature dentro. Qual è il segreto del cornicione napoletano? Allora, innanzitutto, come vedi, la lenta lievitazione è semplicemente un vantaggio, è un plus che andiamo al nostro impasto. Quindi quando c'è un buon processo di lievitazione non può mancare l'alveolo, non può mancare la bolla d'aria, non può mancare, che è anche tipico della pizza napoletana. Spesso si dice, ma questi sono quei punti di bruciatura leggeri? Sono tipici della pizza napoletana, perché ci devono stare. La bolla d'aria è segno di buona lievitazione. Perfetto, ottimo consiglio. Cambio argomento, sì. Se dovessi chiederti una canzone che ti piace, che tu abbini alla pizza, cosa mi diresti? Io direi Stupendo di Vasco Rossi, che la pizza stupendo, è stupenda. Esattamente stupendo. Però adesso ti faccio vedere alcuni contributi che ci hanno mandato i tuoi colleghi pizzaioli, che abbiamo interrogato sullo stesso tema sul canale Instagram di Oreca Channel Italia. Ecco cosa ci hanno detto. Io nel frattempo vado a prepararmi con il collegamento col birrificio per vedere che birre abbiniamo a queste meraviglie. Prego regia. Quale canzone abbinereste alla pizza tradizionale? Pezza amore! Ma che bontà di Mina! Un amore così grande di Claudio Villa. L'amore per la pizza, l'amore per questo bellissimo lavoro. Catarì di Renzo Arbore. Siete l'Abruzzo perché è la pizza tradizionale abruzzese che mi identifica. Senza dubbio a Satisfaction. Una canzone
dei Rolling Stone. È uno dei pochi alimenti che consente a tutti, alle famiglie, a fidanzati, mariti, mogli, amici, semplicemente di stare insieme. Quindi satisfaction, pizza. Bene, siamo nuovamente qui nell'angolo del club dove facciamo le interviste, ci ricolleghiamo con il birrificio artigianale napoletano dove c'è sempre il nostro amico Massimo che ci spiega adesso cosa propone con una buona pizza margherita. Massimo, sei in linea? Eccolo qua, Massimo. Allora, con una margherita, quale di queste specialità consigli, Massimo? Beh, Giuseppe, devo fare una piccola premessa come prima. Prego. Abbiamo realizzato questo stabilimento, abbiamo deciso di creare queste pietre con un nome artigiano, nome napoletano, inevitabilmente abbiamo deciso di rivolgerci al mondo delle pizzerie, quindi birra napoletana, pizza napoletana. Per fare questo abbiamo fatto sì di realizzare una birra con un'altissima digeribilità, oltre al basso contenuto di sodio e all'alto contenuto di potassio, abbiamo deciso di creare una birra con un basso contenuto di arene carbonica. Pensa, noi abbiamo circa, nella nostra birra ci sono circa 5 grammi per litro di anidride carbonica, che è un dato molto molto basso. Quindi una birra ad altissima digeribilità. Qual è il vantaggio? Il vantaggio è per i nostri amici pizzaioli, che se io mangio una pizza e bevo una birra digeribile, inevitabilmente mi viene fame. Ho ancora fame, ho ancora voglia di mangiarmi una fetta di dolce. Ottimo, certo. O di chiedere qualcos'altro. Perfetto. Questo per chi gestisce un locale è fondamentale, fa cassa. Assolutamente. La nostra birra, a proposito degli abbinamenti, nel caso della margherita, l'abbinamento per eccellenza è la oro. Infatti l'ho già sbicchierata. Adesso ci fai vedere come si sbicchiera perfettamente una birra, perché è importante anche questo contenuto di servizio per i nostri amici pizzaioli. Prego Massimo, mostra. In realtà la birra va spillata anche in bottiglia, cosa che raramente si fa. Sì. Ed è importante anche nel servizio far vedere al cliente che sono in grado di spillare la birra. La birra va ruscellata nel bicchiere. Ruscellata, ragazzi. Prego, ruscellata. Bel termine. Bicchiere inclinato, la birra a una certa altezza, va rotta la anidride carbonica per far sì da creare un cappello di schiuma. Ma sto creando il mio cappello di schiuma, la birra decanta, sale la schiuma. La schiuma è fondamentale per una serie di ragioni. Prima fra tutte fa da tappo, nel senso che la nostra birra non entra a contatto con l'ossigeno, quindi non si ossida la birra. La seconda è che mantiene la temperatura, insieme al vetro del bicchiere mantiene la temperatura della birra. E la terza, non ultima, da buon commerciale, è perché è anche più bella da vedere. Assolutamente. Anche l'occhio vuole la sua parte, decisamente. Una domanda sul commerciale, ecco, se qualche pizzeria che so a Milano vuole acquistare queste specialità, come può fare? Allora Giuseppe, noi ci stiamo, ovviamente siamo ancora in fase di work in progress, perché stiamo attivando dei distributori su tutto il territorio nazionale. In questo momento abbiamo dei distributori come Enterprise nel nord-ovest che è diventato il nostro partner da poco. Per quanto riguarda le altre zone, diciamo che per il momento basta visitare il nostro sito birrificio artigianale napoletano, dove direttamente possono fare gli ordini e la consegna avviene nel giro di un paio di giorni. Perfetto. Massimo, prima di brindare per un saluto, ci vuoi presentare questa etichetta bellissima che avete fatto quest'anno? Questa etichetta effettivamente la nostra limited edition oramai è diventato un nostro obbligo. Ogni anno noi produciamo una limited edition. Diventa quasi la collezione, no? Tenerle tutte quante. L'anno scorso l'abbiamo prodotta per in occasione della fine di Diego Armando Maradona, abbiamo prodotto una limited edition proprio dedicata al grande Diego. Quest'anno invece noi abbiamo deciso di dedicarla a Procida, che è capitale della cultura, con grande orgoglio napoletano, campano, è capitale della cultura. Quindi abbiamo deciso di dedicare questa immagine, dove c'è questo cielo azzurro e sullo sfondo si vede la spiaggia della Cornicella, che è tra le spiagge più belle d'Italia e che si trova proprio a Procida. Una spiaggia bellissima con una birra buonissima. Alla salute, grazie Massimo di essere stato nel club. Ciao. Un saluto a tutti gli amici del club, grazie a voi. Ciao, grazie ancora. Ciao, ci vediamo. La pizza margherita. Voi lo sapete perché si chiama la margherita? No?
ma forse i fatti veri non ne sapete. E mo' voi spiegate resa vostra. Maestri, una poca musica. Correva l'anno 1889, mese di giugno. In quel giorno a Napoli stava Margherita di Savoia, all'epoca regina del Regno d'Italia. E una sera Giovanetta, forte, ho desiderio una pizza. Non l'aveva mai mangiata e si chiedeva, chissà com'è sta pizza che ci piace tanto ai napoletani. Umberto, era il re, il marito, la testa incoronata. Voglio una pizza stasera, ne? Insomma, si mettete con capriccio, quindi cani uscite regina. Quando si mettono con capriccio, sono schifozzette. E il re l'ha accontentato. Che la sera, alla corte, furono chiamate i migliori pizzaioli napoletani. Raffaele Esposito e Rosetta Brandi. Erano marito e moglie. Si mettettero a fare pizza per regina. Come prima pizza gli fecero a Mastur Nicola, quello con olio e sugna. La regina assaggiò un traccetto e fece la faccia schifata. Non le piacette. Poi le facette una marinara. La regina assaggia il traccetto. E a quanto? Da poco. Facettene poco che le piaceva. Alla fine le facettene una pizza che all'epoca non doneva manco nome. Ci misero mozzarella, pomodoro e Rosetta Brand la bellì con un po' di basilica coppa. Guagliù, ascette una pizza con i colori della bandiera dell'Italia. Era una meraviglia. La regina la mangiò uno spicchio, due spicchi, tre spicchi. Si mangiò tutta la pizza. Ma è buonissima, né? Come si chiama questa pizza, né? Chiese al pizzaiolo Raffaele. Come si chiama sta pizza? E mo che ci dica questo? Mi dica come si chiama questa bontà, né? La moglie, udugliava, ci diceva, l'ingello si chiama come essa, Margherita. Mia sovrana, con il vostro permesso, avremmo il piacere di mettere la nostra pizza con il vostro nome. Margherita. La regina rimase schiantata. Aiù, non se l'aspettava. Certamente, né? Sono onorata di dare il mio nome al cibo che il mio popolo ama. Amerà anche me. Né, avete capito che figlia Androcci che è stata regina? Ma ancora ci fu bei pizzaioli, dando il nome della regina alla pizza. Chiamannela Margherita per arruffianarsi, che la sera nasce la storia. La storia della pizza Margherita è diventata mondiale. Una storia bella, nasce ragazzim con furbizia, perché noi teniamo cuore e tutti i giorni sfondiamo pizza con amore e passione. Canta Napoli, Napoli in pizzeria. Grazie Teresa, attrice straordinaria. Facciamo un altro applauso, altri like per Teresa, se li è meritati tutti. Ringrazio anche Davide immensamente per essere stato con noi oggi. E quindi ringrazio anche il Mulino Caputo, il birrificio artigianale napoletano, Cirio, Casificio Giovane e poi Ferrarelle, un'acqua che grazie alla sua effervescenza naturale e alle sue particolari bollicine è perfetta anche per la pizza. Poi grazie a Pizza Master, agli amici di AV Baking, a G-Metal, con un caro saluto all'amico Marco D'Annibale. Alessandro, mi dai un attacco? La riconoscete? È A Piz con il suo indimenticabile ritornello E tu voliva Piz, una canzone dedicata alla nostra pietanza. Ecco, questa canzone fu lanciata, pensate, nel 1966 in occasione della 14ª edizione del Festival della Canzone Napoletana, che all'epoca era un grandissimo evento, pari al Festival di Sanremo. Questa canzone contiene una storia bellissima. Pensate, al festival fu cantata dal grande Aurelio Fierro, che era anche un pizzaiolo, era un figlio d'arte, ma poi fece carriera come cantante. E con lui sapete chi c'era? C'era un milanese, Giorgio Gaber, un altro grande. Era il 1966, l'Italia stava vivendo gli ultimi anni del famoso boom economico, la società si stava trasformando e lì, in quegli anni magici, scopriamo che c'è un cibo, la pizza, che comincia ad unire gli italiani come mai era avvenuto prima, dal sud al nord. È sempre stato detto, ma è bello ripeterlo sempre, ancor più in queste settimane difficili, che la pizza è l'unico cibo che si divide per unire. È proprio vero.
È una magia che avviene sempre di fronte allo spettacolo, alla bellezza, alla bontà di una pizza. Gli italiani tutti, ma oggi anche i cittadini del mondo, si ritrovano insieme nel gusto di mangiare un cibo nato povero, nato nei bassi di Napoli, per poi diventare cibo da re e da regine. Ecco, se non è un miracolo questo? È un miracolo, sì, dove certamente questa canzone ha contribuito, ma l'apporto più grande è stato fatto da quell'esercito di pizzaioli che hanno creduto in questo prodotto, che lo hanno amato, studiato, migliorato, un lavoro continuo, incessante, assolutamente benemerito. Ecco, l'Italia unita della pizza, e non solo, l'hanno fatto anche i pizzaioli, e sono certo che continueranno a farla. E noi, a Pizza Social Club, saremo qui a raccontarla. E con questo vi do appuntamento alla prossima puntata, sempre con Pizza Social Club. Ciao! Se non ne poteva la regina a Napoli, noi non passiamo. Signore e signori, se si faceva i cazzi suoi, non facevi pensaiola a regina. Invece no, perché era nasceri a regina Teresa. Sto qua.